Avete ottenuto quasi in extremis, tre punti che vi proiettano ancora di più verso la Serie D che si avvicina giorno per giorno. La dimostrazione dopo il gol del pareggio del Bogale che questo Corigliano vuole provare fino alla fine a vincerle tutte e il gol che è arrivato subito dopo che vi ha riportato in vantaggio ne è la dimostrazione. Ma sì, questa devo ringraziare i ragazzi che non mollano mai. Sapevamo che era una partita difficilissima, nel senso che trovavamo una squadra agguerrita, una squadra organizzata. Io credo che abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto gol, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi senza nulla togliere la Bocale abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo, su una palla inattiva, secondo me anche schierati in un certo modo. Eravamo anche di più in aria, quindi. E poi siamo stati bravi nel recuperarla, a crederci fino alla fine. Però, come diceva lei prima, è vero che si accorciano le partite, però è ancora dura, il campionato è ancora lungo. Adesso sappiamo che anche per noi, finita questa partita, si inizia martedì a ripartire, anche perché domenica abbiamo il derby, quindi i derby sono sempre. Come dire, sono sempre da prendere in considerazione senza nulla togliere ad altre partite. Presidente, proprio in extremis il Corigliano si è riportato in vantaggio dopo che il Bocale aveva agguantato con orgoglio il gol del pari. Ci si aspettava forse di riuscire a strapparlo questo pareggio, però la qualità dei singoli ha fatto la differenza. Sì, per come si è vista la partita, l'analisi tua è perfetta. Avevamo pregustato questo pareggio, perché effettivamente parlare di vittoria con una squadra di queste è pura utopia per certi versi. Però sul pareggio credo che nessuno, neanche loro, potevano dire niente, perché è stata una delle partite migliori che abbiamo disputato. Secondo me è la partita perfetta fino a quando su quell'errore di passaggio sbagliato loro sono possessati della sfera e hanno fatto il gol. Mi spiace perché, al contrario delle male lingue, sicuramente oggi abbiamo dato filo da torcere a una squadra che non ha bisogno sicuramente di fare favoritismi né nostri né neanche arbitrali. Anche se qualcosa credo che ci sia da recriminare, però su due gol credo che ci siano due grossi errori nostri. Infatti, uno forse sull'uscita del portiere, e l'altro su un passaggio arretrato del nostro giocatore che sull'1-1 tiene da mangiarti le mani.